Cari fratelli, cardinali, vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, distinte autorità, fratelli e sorelle in Cristo. Ci troviamo nella basilica dedicata alla Divina Sapienza del Seminario Arcivescovile, che porta il nome del Papa che ne volle la costruzione, Pio X. Essa venne consacrata 80 anni fa dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, esemplare figura di monaco e pastore, che governò la sede dei Santi Ambrogio e Carlo per 25 anni, proclamato beato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996. Si tratta di un luogo particolarmente caro all'Arcidiocesi di Milano, un autentico polmone chiamato ad offrire il suo prezioso respiro, dove si sono formate schiere di sacerdoti che hanno imparato ad amare e servire con dedizione la Chiesa. Ci rallegra il motivo di questo nostro stare oggi insieme davanti al Signore. La consacrazione episcopale di Monsignor Pier Giorgio Bertoldi, che qui si è preparato al sacerdozio e che il Santo Padre Francesco ha nominato nunzio apostolico in Burkina Faso e in Niger. Saluto cordialmente i rispettivi ambasciatori, che ringrazio per la loro partecipazione. Il mio saluto si estende a tutti i presenti, cominciando dai due concelebranti principali, il vostro arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, e il cardinale Lorenzo Valdisseri, segretario del Sinodo dei Vescovi, fino al gennaio del 2012 nunzio apostolico in Brasile, dove prestava servizio Monsignor Bertoldi. La liturgia odierna opportunamente ci propone alcune letture che sviluppano i temi della vocazione e del servizio. Quella tratta dal libro del profeta Geremia si sofferma sulla vocazione. Vi possiamo scorgere come due movimenti. Il primo è quello della libera iniziativa di Dio che si rivolge a Geremia, annunciandogli che il suo nome è iscritto nei disegni divini ben prima che egli nascesse, e lo invita a non aver paura del compito che gli viene indicato, perché potrà adempierlo con l'aiuto, la presenza e la protezione del Signore. Il secondo movimento, la risposta del profeta, evoca la sorpresa e la ritrosia di coloro che hanno percepito la chiamata del Signore, ma gli pongono davanti i propri limiti ed inconsistenze, sentendosi sempre piccoli e inadeguati di fronte ad un compito che appare loro troppo alto ed esigente. In questo dialogo tra l'iniziativa divina e la risposta umana si incontrano nella libertà e nell'amore il Creatore e la sua creatura. Quest'ultima, pur debole e limitata, è capace, aprendosi all'azione divina, di accogliere la grazia, è capace di uscire dalle sue mediocrità, è capace di uscire dalle ristrettezze dei suoi orizzonti domestici, per donarsi e compiere la missione che il Signore affida. Risalta il primato del dono, il dono che Dio fa della vita, della vocazione e della sua costante benevolenza e assistenza. È il dono della risposta fiduciosa dell'essere umano, che accoglie l'appello del Signore, sperimenta la sua efficace presenza e riconosce che Lui è il primo e fondamentale protagonista. Egli è però un protagonista che desidera collaboratori intelligenti e creativi, resi liberi e santi per aver accolto la sua parola,
e perciò in grado di far progredire il suo disegno nella storia, e non freddi esecutori di ordini che non possono neppure comprendere. Come più volte il Santo Padre Francesco ha messo in risalto, il Signore ci precede e ci attende con pazienza. Attende con pazienza la nostra risposta alla sua iniziativa. Egli ci dà la forza per intraprendere il cammino, mentre i nostri stessi limiti diventano l'occasione per un suo più incisivo intervento, mostrando che è Lui il vero artefice della storia ed è all'inizio e alla fine di ogni buona impresa. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, si rinnova questo dialogo, si rinnova questa elezione e questo mandato. Attraverso il gesto rituale dell'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, i consacranti invocano Dio Padre perché fonda il suo spirito e doni alla sua Chiesa un nuovo vescovo. Egli riceve la pienezza del sacramento dell'ordine da coloro che a loro volta lo ricevettero, in un'ininterrotta catena che risale fino agli Apostoli, ai quali il sommo sacerdozio venne conferito dal Signore Gesù. Si tratta della trasmissione di un dono prezioso da custodire e da far fruttificare, come ci insegna l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo. È un dono da ravvivare e alimentare continuamente nella preghiera riconoscente e fiduciosa, nella generosità della propria azione mossa dalla carità e testimoniando con coraggio la verità. Dio, infatti, ci ha dato uno spirito di forza, di carità e di prudenza. È un dono che risplenderà maggiormente se verrà accolto nell'umiltà e nella consapevolezza della peculiare responsabilità che comporta. Nel conferire la potestà di insegnare, governare e santificare, accresce infatti le esigenze del discepolato, impegna ad amare, a pregare, a uniformarsi alla santa volontà di Dio in modo sempre più pieno. È un dono attribuito per il bene dei fratelli, perché abbiano sempre a disposizione tutti i mezzi di grazia utili alla salvezza, e richiede a sua volta di donare generosamente la propria vita, il proprio tempo, le proprie energie, perché ogni cosa possa essere abitata dal Signore e resa strumento della sua carità. È un dono elargito a qualcuno, perché i doni di Dio possano giungere a tutti. Rendiamo dunque grazie a Dio per il rinnovarsi della sua azione provvidente. Caro Don Pier Giorgio, dopo aver prestato il tuo servizio in diversi paesi dell'Africa, dell'Europa, dell'Asia e dell'America Latina, il Papa ti invia a rappresentarlo in due paesi africani, presso i quali ti farai latore della sua speciale vicinanza, della sua parola di pace, che diventa impegno concreto della Santa Sede della Chiesa nel suo insieme per favorire e consolidare un clima di concordia e di dialogo e il pieno rispetto della libertà religiosa e dei diritti dei più deboli. Avrai modo di fare la conoscenza delle rispettive chiese locali e scoprirai le ricchezze che lo Spirito vi ha seminato, la freschezza delle loro comunità, le loro gioie e i loro problemi. Potrai accompagnare il forte impegno della Chiesa in Burkina Faso nell'attuale delicata fase di transizione e incoraggiare un paziente dialogo interreligioso, in particolare in Niger, dove la Chiesa è una realtà di minoranza. Potrai essere di grande utilità nell'incrementare i legami che uniscono le Chiese particolari a quella universale, aiutando il successore di Pietro ad esercitare in modo efficace la sua sollecitudine per tutte le chiese. Il vostro lavoro, sono parole che il Papa pronunciò alla riunione dei rappresentanti pontifici nel giugno 2013, è più che importante. È un lavoro di fare la Chiesa, di costruire la Chiesa.
fra le chiese particolari e la Chiesa universale, tra i vescovi e il Vescovo di Roma. Non siete intermediari, piuttosto siete mediatori che con la mediazione fate la comunione. Nello svolgimento del tuo compito scoprirai ancora di più la multiforme bellezza della Chiesa, che professa un'unica fede nella molteplicità dei modi di esprimerla, di viverla e di trasmetterla. Avrai modo di verificare ulteriormente quanto sia vitale per la Chiesa il costante scambio di doni ed esperienza tra le sue membra, e quanto sia rilevante la presenza del rappresentante pontificio che con il suo prudente consiglio ed azione favorisce la comunione. Sei chiamato ad essere, caro Don Pier Giorgio, testimone di Cristo risorto e artefice di comunione e di pace, utilizzando le pacifiche armi messe a disposizione dal Vangelo e dagli insegnamenti del Magistero del Papa. Sei invitato a farlo, accompagnato da quel tratto di mitezza e di rispetto per tutti che identifica coloro che sono ben consapevoli di camminare con il Signore che tutto ha nelle sue mani. E in tal modo diventerai il collaboratore della gioia di quanti la provvidenza porrà sui tuoi passi, come recita il tuo motto episcopale, e trasparirà la novità portata dal Vangelo che unisce inscindibilmente autorità e servizio. Il Vangelo attribuisce il primato della grandezza a chi si fa piccolo, servendo tutti, sull'esempio del Divino Maestro, che volle servire e offrire la sua vita per la redenzione dell'essere umano, e sull'esempio di Maria, Madre di Dio e della Chiesa, e discepola fedele di suo Figlio Gesù. Siamo chiamati perciò a servire con animo lieto e a vegliare su chi ci viene affidato con spirito paterno, per ritrovare in questi atteggiamenti l'unica e vera grandezza del pastore che veglia il gregge per amore e attende dal Signore la ricompensa alle sue fatiche. Maria, che ci donò il Figlio di Dio, ti sia vicina con la sua materna protezione. I santi Ambrogio e Carlo assistano il tuo cammino di vescovo e di nunzio apostolico, e così sia.